A nome della Fondazione Gramsci Emilia Romagna, che organizza questo incontro, vi ringrazio per la partecipazione e ringrazio l'Istituto per i Beni Culturali che ci ha offerto questa magnifica sede per questa iniziativa. E, purtroppo l'assessore alla cultura Matteo Lepore non è potuto essere qui oggi per problemi familiari, ma si scusava moltissimo per non essere presente, anche perché l'argomento lo interessava da vicino. Lui si era già espresso in passato sull'iter che ha condotto alla riforma di cui parleremo stasera. E quindi mi fermo qui e passo la parola al dottor Leombroni, che è il responsabile del servizio biblioteche, archivi, musei e beni culturali della Regione Emilia-Romagna, che coordinerà questa iniziativa. Grazie mille. Grazie, si è dimenticata anche la parola biblioteche. Nella... No. Ora, il tema di oggi è un tema rilevante e di buon grado l'Istituto ha accettato di ospitare questo incontro perché appunto biblioteche in particolare, e in genere gli istituti culturali con questo tema hanno a che fare da tanto, hanno seguito le stagioni del supporto materiale della documentazione, quindi fin dalla vecchia legge degli anni 40 hanno a che fare con questo. E non negli ultimi anni, da tanti anni ormai, perché forse è bene essere consapevoli che siamo in un mondo digitale da un pezzo. In Italia il web è comparso attorno al web nella forma più vicina alla nostra, cioè con la grafica, diciamo, è comparso attorno al 94. Quindi se facciamo i conti, poi Google nel 97, possiamo dire che abbiamo a che fare col digitale da molti anni. Ma questo ha prodotto anche una gigantesca, cambiamento dei meccanismi di distribuzione della informazione, della cultura. È un cambiamento di cui adesso stiamo vedendo grandi trasformazioni e che probabilmente sarà ancora più intenso in forme che magari adesso ancora non riusciamo ad immaginare. Quindi questa normativa naturalmente, sempre il mondo digitale, ha posto il problema dei diritti sotto varie forme e lo scontro è sempre naturalmente tra chi intende difendere o magari ampliare la sfera dei diritti economici e chi magari difende le eccezioni. Io come professione sono, naturalmente vengo dal mondo delle biblioteche, quindi appartengo a quell'area che difende le eccezioni, però lo fa in un modo ragionevole perché ovviamente è questione di equilibri. In questa materia i diritti delle opere che si pubblicano non sono un peccato, così come difendere alcune eccezioni per consentire l'accesso a più ampia maggioranza di persone che possano quindi accedere alla cultura è un altro legittimo. Ecco, queste due anime naturalmente si sono confrontate anche nella formulazione di questa direttiva e come accade anche in Europa ma anche nei paesi europei, diciamo, il confronto fra lobby diverse è molto più chiaro, molto più trasparente che da noi. Quindi c'è stata questa lunga negoziazione, il mondo delle biblioteche ha affrontato questa negoziazione attraverso l'Associazione Italiana Biblioteche, pure a livello europeo e Blida ad esempio, oppure Liber, eccetera, e ne è uscito un testo che adesso i nostri ospiti, che sono
Beatrice Cunigatti, che è una giurista, quindi questo vuol dire che c'è un punto di vista particolare, e invece abbiamo il mondo di Wikimedia, quindi Giuseppe Profiti, non sei l'unico wikimediano, vedo dalla sala, presente questa sera. Naturalmente non abbiamo l'ambizione di dare una descrizione puntuale, perché stiamo parlando di una cosa uscita da poco, e quindi ci saranno una prima lettura, un primo commento fatto da questi due punti di vista, poi naturalmente potrete intervenire. L'argomento è tale, dicevamo anche prima, che forse nel corso dell'anno sarà bene ritornarci sopra, perché ovviamente anche gli operatori del settore devono essere formati, comunque consapevoli di queste novità, e quindi noi su questo ci ritorneremo, e anche perché, vedete, il titolo è dalla riforma europea sul copyright alla normativa italiana. Ora qui siamo alla direttiva europea, alla proposta di direttiva. Rimane tutto poi la parte realizzativa o implementativa, la parte delle normative nazionali. Il nostro paese non ha mai brillato, diciamo così, in questa fase. Spesso lo ha fatto con ritardi e spesso è stato anche sanzionato, ma non solo in direttive di questi ambiti, in generale. Quindi è un percorso su cui il mondo delle comunità professionali e il mondo dei nostri amici, editori, librai, eccetera, eccetera, per restare a questo perimetro, diciamo, che questo che è il primo perimetro, è di questo discuteranno. Lasciamo la parola a Beatrice, che quindi ci dà questa lettura dal punto di vista di un giurista, una prima lettura, un primo, come possiamo dire, commento a questo testo. La ringrazio. Grazie all'Istituto Gramsci per avermi chiesto di essere qui oggi con voi in queste paio d'ore, forse un po' acceso. In questo paio d'ore di lavori, l'obiettivo che posso condividere è sulla prima lettura più che sulla parte interpretativa, perché effettivamente già la prima lettura ci dà qualche problema. Condivido pienamente la circostanza che il digitale ovviamente non nasce oggi. Mi viene sempre molto da sorridere a pensare che 20 anni fa io scrissi una tesi di dottorato sulla multimedialità nell'epoca digitale. Sono trascorsi 20 anni e siamo ancora qui, però chiaramente è vero che il digitale esiste da decenni, però sicuramente molto cambiato nel tempo. E infatti uno dei primi input che mi sono stati sottoposti per darvi delle indicazioni su come intrattenerci oggi, intrattenervi qualche minuto su questi temi, è stato proprio anche quello di un po' contestualizzare il perché si è arrivati a questa ultima direttiva in materia di diritto d'autore. E io, per cercare di farlo, mi sono cimentata nel cercare di comprendere un po' gli elementi essenziali di che cosa si è andato a di cosa è cambiato negli ultimi anni. E l'ho voluto fare attraverso appunto un minimo di indicazione su quelle che sono state le norme che a livello europeo si sono succedute. E nel primo caso l'ho voluto chiamare C'era una volta la società dell'informazione, per evidenziare che effettivamente adesso forse siamo di fronte a qualcosa che è diverso dal punto di vista tecnologico e che ha indotto la necessità avvertita, e quelle contrapposizioni note, ma avvertita, di modificare la parte normativa sul diritto d'autore. Siamo nel, diciamo, 2000, e sostanzialmente mi viene da pensare che dobbiamo fare riferimento a quelle che sono state forse le prime tre direttive che hanno avuto l'ambizione europea di tratteggiare i nuovi confini e le nuove forme del diritto d'autore nella
chiamato società dell'informazione, cioè nel digitale, prima maniera, diciamo, quello web della 1.0. Da partire dalle più note in materia di diritto d'autore, la direttiva sulla società dell'informazione, quindi la direttiva 29 del 2001, che però non era a sé stante, ma vicino, subito dopo, ha visto una direttiva cosiddetta enforcement, la 48 del 2004, ma io ho voluto ricordare anche nello stesso periodo la 31 del 2000, che in realtà era la direttiva sul commercio elettronico. E ho voluto ricordare anche perché, vedremo tra pochino, si sposta da un corpus all'altro, un nucleo di norme che prima appunto trovavano collocazione in ragione dell'attività economica di e-commerce svolta dal soggetto, piuttosto che dalla fornitura di servizi della società dell'informazione, che adesso vengono invece riportate nell'alveo del diritto d'autore. Che cosa avviene qualche anno dopo, quindi diciamo una decade dopo la prima tornata di direttive su questo tema? Siamo nel 2016, ci sono una serie di proposte di direttive e di regolamenti che vanno nuovamente a riprendere il tema dei diritti d'autore. Io qui ne ho ricordate tre, in realtà il pacchetto diciamo era più ampio, comprendeva anche la parte audiovisivi che per attinenza al tema di oggi io ho espunto da questa slide, però le principali le ho volute ricordare, e la prima è proprio quella che poi tra un pochino, sebbene in sintesi cercherò di tratteggiare, è quella che porta poi alla direttiva in materia di diritto d'autore nel mercato unico digitale. Le altre due avevano comunque come tema il diritto d'autore e l'ho voluta ricordare perché in particolare hanno introdotto delle eccezioni alle norme generali di protezione. L'ho voluta ricordare proprio perché nel percorso tra quella che è stato l'orientamento del 2000, in particolare sulla direttiva 29 sul diritto d'autore nella società dell'informazione, e queste nuove invece proposte di direttive e regolamenti, vi è in queste ultime un maggiore spazio verso le eccezioni. Quindi certamente in quel percorso di bilanciamento possiamo dire che il primo momento è stato di maggior tutela, il secondo invece finalizzato a recuperare maggiore ambito all'eccezione. La situazione ad oggi, quella odierna, nella nostra situazione odierna abbiamo appunto la direttiva di cui parliamo, il diritto d'autore nel mercato unico digitale, approvata ma ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E se andiamo a vedere la sorte delle altre due proposte di direttive di regolamento che vi ho segnalato precedentemente, abbiamo la parte relativamente alle eccezioni per le persone non vedenti, che è fondamentalmente il testo approvato anch'esso in corso di pubblicazione nella legge europea 2018, e poi invece il regolamento attuativo del Trattato di Marrakesh, che in quanto regolamento non prevede la fase attuativa nazionale. Quindi la grande distinzione su questo appunto è la circostanza che è immediatamente applicativa. Che cosa ha cercato di fare il legislatore europeo con questi interventi? Io ho voluto sintetizzare in una semplice slide dove il semplice identifica che non tutti i mattoncini competenti e che hanno assunto un ruolo sono rappresentati, non rappresentati però alcuni cui già si è fatto cenno sostanzialmente, cioè il percorso è sempre quello teso a trovare un bilanciamento. Un bilanciamento tra elementi che, vedete, non sono fissi, sono mobili, e sono mobili perché ovviamente la tecnologia cambia, perché il mercato dal punto di vista economico cambia, e quindi necessariamente anche il ruolo di questi attori, di questi soggetti, cambia. E quindi, sebbene io abbia contrapposto in questa slide da un lato su un piatto della bilancia autori titolari di diritti di proprietà intellettuale, dall'altra gli internet service providers, però vedete, l'ho voluto fare proprio in senso non fisso, quindi con degli elementi che sono mobili, proprio perché la contrapposizione non è sempre netta, può trovare momenti di bilanciamento di equilibrio diverso.
Chiaramente si legge nel testo della direttiva europea in materia di diritto d'autore, quindi la nostra riforma copyright attuale, si legge fortemente anche la necessità di lanciare altri elementi. Ad esempio quella della libera concorrenza, ci sono una serie di norme che, come sono state scritte, fanno riferimento alla necessità che le parti individuino degli accordi, negozino delle norme specifiche da approvare nel contesto però della salvaguardia della concorrenza. Quindi diciamo che anche questo è un elemento cui il legislatore europeo fa riferimento. Ci sono poi anche, è noto e ovviamente se ne parlerà sicuramente molto anche in questa sede oggi, ci sono poi degli altri diritti che sono quelli della persona e che sono da quelli più vicini alla contrapposizione alla proprietà intellettuale, che possono essere la libertà di espressione o di accesso alla cultura, quelli che hanno una maggiore attinenza con l'eccezione tipicamente della proprietà intellettuale, ha invece delle posizioni di queste persone fisiche, di questa nostra persona che ha queste libertà, intesa anche come un utente in cui i dati personali possono in qualche modo venire ad essere raccolti e trattati nel contesto di servizi digitali. E effettivamente questo è un tema che emerge dal testo della direttiva copyright. Quindi vedete come sostanzialmente il percorso sia un percorso di bilanciamento di elementi che però non sono fissi. Tutto quello che è la parte tecnologica cambia, il mercato cambia, i modelli quindi economici cambiano e sostanzialmente quindi la nostra ultima riforma tende a ritrovare un bilanciamento. Ora, nel tempo che oggi abbiamo a disposizione, e io assolutamente vi assicuro che non leggerò il testo della direttiva, vi esimo dal 80 e passa, considerando introduttivo, alle 30 norme comunque molto complesse che compongono la direttiva. Nel invece mi è stato detto 20 minuti non di più, quindi per poi lasciare appunto lo spazio al dibattito, quindi quello che ho provato a fare è stato individuare delle aree, cioè se io ho detto dovessi prendere queste norme e trovare degli elementi per loro comuni, come le raggrupperei? Ho qualche problema con questo microfono, lo prego sufficientemente vicino. E come li raggrupperei? Io ho cercato di individuare dei raggruppamenti per affinità. Il primo relativo all'individuazione di nuove eccezioni, il secondo quello che invece può essere un nuovo diritto. Un terzo elemento è questo relativo ai nuovi bilanciamenti verso diritti di proprietà intellettuale da un lato e dall'altro a servizi di condivisione dei contenuti online, e il terzo appunto degli interventi che hanno come attinenza contratti, licenze, autorizzazioni. Già le aree di questi quadrati vi vogliono in qualche modo sottolineare la circostanza che la maggior parte degli interventi ha proprio il tema di eccezioni e limitazioni. È proprio quindi, se vogliamo, una contrapposizione da questo punto di vista con quella che era stata la scelta della direttiva del 2001, la direttiva 29. Qui si espandono le eccezioni. Poi l'altro importante elemento di novità è l'inserimento all'interno di un corpus normativo che si dedica alla proprietà intellettuale della specifica normativa in materia di responsabilità di una sottospecie, degli un sottoinsieme degli ISP, quindi degli Internet Service Provider, che sono in particolare i soggetti che appunto mettono a disposizione servizi di condivisione, di file sharing. Questa è una novità, perché appunto abbiamo visto che precedentemente questa norma, nella sua essenza generale, che tuttora rimane in vigore, apparteneva alla direttiva in materia di
commercio elettronico di mercato interno. E le altre due aree, la prima, abbiamo detto, quella sulla, che identifica un nuovo diritto all'editore di periodici di carattere giornalistico, introduce effettivamente un nuovo diritto connesso. E lo fa, lo vedremo, per bilanciare sostanzialmente l'utilizzazione di questi contenuti online. L'ultima area che ricordo, e sembra piccola, è quella sull'intervento sui contratti, in realtà è un'area molto nuova per il diritto europeo, nel senso che in tema di diritto d'autore non si conoscono precedenti interventi normativi che in modo così incisivo vanno a definire la circostanza che le parti devono concordare, devono trovare un accordo collettivo che abbia un'efficacia estesa, eccetera. Ci sono stati degli interventi specifici per alcuni temi in questo settore, in questo senso, ad esempio per la radiodiffusione via cavo o via satellite, sono degli interventi mirati. Qui invece l'intervento è generale ed è, secondo me, di particolare importanza perché denota la forse fragilità di quell'equilibrio e quindi la necessità per quanto possibile di demandare agli stakeholders, ai soggetti interessati, il ritrovare un equilibrio dato da una negoziazione di alcuni elementi. Questo ciò detto appunto proprio per identificare le aree, vedete, se vogliamo scendere senza essere troppo nel dettaglio, ma un minimo nel dettaglio, che tra le eccezioni ve ne sono ad esempio quelle qui ricordate, in principal modo quella relativa al text and data mining, visto che ha un'eccezione specifica per l'ambito didattico, una sulla conservazione di lungo periodo, una relativa alle opere fuori commercio, un'altra relativa alle opere visive in pubblico dominio. Di queste eccezioni io mi sono permessa, per immaginato il pubblico particolarmente oggi presente, di proporre una lettura di fondamentalmente un paio di queste eccezioni, per poi invece vedere un minimo più nel dettaglio la norma relativa alla questa nuova configurazione degli obblighi dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, sul quale poi immagino che giustamente il relatore che seguirà potrà nell'illustrare tutti gli aspetti, quindi io mi soffermerò solamente per dare un minimo di indicazione di ciò che la norma prevede. La prima eccezione a cui ho pensato potesse essere appunto particolarmente interessante dedicare qualche momento è appunto quella del test and data mining per ricerca scientifica da un lato e per altri fini dall'altra ipotesi. Ho sintetizzato nella slide che vedete innanzitutto che cosa si intende per text data mining, cioè una tecnica di analisi automatizzata che ha come scopo generare informazione. Nella prima eccezione che viene introdotta, che è un'eccezione relativa al diritto di riproduzione, viene data la possibilità a un organismo di ricerca che abbia determinate caratteristiche, in particolare le più significative, considerate che le slide che sto utilizzando sono assolutamente delle sintesi, non è il wording completo della direttiva, tra le quali appunto l'assenza di uno scopo di lucro oppure la finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro e che vi sia un'attività di questo organismo dove vi sia anche una componente privata, vi sia comunque la garanzia che questa componente privata non avrà un accesso preferenziale all'informazione che è stata acquisita mediante la tecnica di analisi automatizzata. Che cosa potrà questo organismo di ricerca fare? Potrà fare appunto riproduzioni ed estrazioni per di testo e altri dati di quelle contenuti protetti di cui abbia legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica. In tal caso a questo organismo di ricerca viene data la possibilità, la facoltà di conservare i risultati di tale estrazione. Vedete che a fronte di questa facoltà di conservazione, dall'altra parte, sempre in una logica
logica di bilanciamento degli interessi, viene introdotto anche però un obbligo di, ad esempio, adeguato livello di sicurezza del sistema dove può essere conservato il materiale. E addirittura in questo caso viene detto che i titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure di sicurezza e di integrità del sistema. In realtà questo forse dovrebbe dire un qualcosa che già nel nostro normativo vigente esiste, che sia stato attuato a seguito della direttiva del 2001, ma viene qui ribadito. Questa eccezione al diritto d'autore non ammette, diciamo, un patto contrario, non ammette limitazione. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione diventa inapplicabile. Questa è una, ovviamente chi è più vicino alla tecnica normativa sa che le nostre eccezioni e limitazioni sostanzialmente si suddividono in due tipologie, quella derogabile e quella non derogabile. Questa tipicamente non è derogabile, cioè le parti, anche se hanno stipulato un accordo specifico, non possono validamente limitare la possibilità del nostro organismo di ricerca di effettuare questa attività. Dall'altra parte però esiste anche una possibilità fondamentalmente di compiere le medesime operazioni per soggetti che non abbiano le caratteristiche della precedente norma. E quindi chiaramente vediamo un maggior favore per quel organismo di ricerca che senza scopo di lucro, con questo tipo di avvertenze diciamo ulteriori, è ammesso ad eseguire l'operazione verso i soggetti che non hanno queste caratteristiche. In questo caso l'attività che viene concessa è la medesima, cioè appunto sempre e comunque attività di riproduzione ed estrazione al fine della realizzazione di informazioni nuove, quindi di generare informazioni. E vedete che sostanzialmente però ci sono due elementi diversi. Uno è il periodo temporale. Nel primo caso l'istituto di ricerca è ammesso alla conservazione del risultato. Qui invece viene limitato l'attività al tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati. Conseguentemente, non essendo prevista la conservazione, cadono gli obblighi di conservazione in ambiente sicuro e quant'altro. Vediamo invece appena visto dall'altra parte il bilanciamento della possibilità di conservazione. E vedete l'altro elemento di forte differenza tra le due ipotesi è che in questo caso l'eccezione potrebbe trovare non applicazione. Quando? Quando vi sia una espressa riserva in modo appropriato contro l'applicazione dell'eccezione. Nella nostra legge 633 abbiamo una norma fortemente simile, è quella in materia di riproduzione di articoli di giornali e riviste in altro giornale e rivista di attualità politica. Anche in quel caso si dice salvo che la titolare del diritto non faccia espressa menzione della riserva di riproduzione, che poi vediamo nei giornali come indicazione della riproduzione riservata copyright vicino all'articolo riservato. La tecnica è la medesima, cioè lasciare al titolare del diritto in questo caso la possibilità di individuare quei suoi contenuti che possono essere tanto in opera letteraria quanto in banche di dati, perché l'eccezione sulla riproduzione copre anche la direttiva 96.9 sulle banche di dati, facendo una riserva espressa di non applicazione dell'eccezione. Poi c'è il digitale di mezzo, grande differenza rispetto al passato, e infatti questa eccezione rispetto quella già vigente in ambito nazionale ci dice che questa espressa riserva deve essere effettuata in modo appropriato, ad esempio con metadati leggibili automaticamente. Questa è l'espressione per sintesi che ho usato io. Quindi sostanzialmente il nostro legislatore nella direttiva attuale si è posto il problema che, se stiamo parlando di acquisizione di grande quantità di dati online, non è funzionale di un linguaggio naturale percepibile e comprensibile dalla persona, ma non dalla macchina che sta acquisendo sostanzialmente questa grande quantità di dati. E quindi va
ad intervenire individuando fondamentalmente una sorta di obbligo di utilizzazione di una indicazione di riserva specifica con una tecnologia particolare ai fini della sua efficacia nel mondo, diciamo, web, in questo nuovo mondo web. La seconda eccezione che velocemente ho pensato però potesse essere giustamente di interesse è quella relativamente alla cosiddetta conservazione di lungo periodo. In questo caso i soggetti che la possono, diciamo, possono fruire dell'eccezione sono gli istituti di tutela del patrimonio culturale, che sono appunto ad esempio biblioteche accessibili al pubblico, musei, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro. Sottolineo la circostanza che né la precedente eccezione, non le ho detto quella sulla testa di Antamagni, né questa fanno richiedono, vedono come necessita la circostanza che si tratti di enti pubblici. Si fa sempre riferimento all'accessibile al pubblico, all'aperto al pubblico, non necessariamente ente pubblico. Che cosa può essere fatto da questo istituto di tutela del patrimonio culturale? In questo caso, vedete, l'eccezione copre sempre la riproduzione, quindi è sempre il diritto di riproduzione che viene ad essere compresso, perché si permettono copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nella raccolta stessa dell'istituto di tutela di patrimonio culturale che applica l'eccezione. Non si fa più nessuna distinzione su come può essere la copia, tanto analogica quanto digitale, si identifica come bilanciamento la limitazione sul fine. Il fine deve essere unicamente quello della conservazione dell'opera, del materiale che viene copiato. Passando invece, e poi se del caso alcuni punti li rivediamo a seguito anche di domande, passiamo invece all'altro quadrato, non più eccezioni, ma accanto c'era il nuovo diritto, diciamo, che viene riconosciuto a determinati soggetti da questa nuova direttiva, ed è sostanzialmente l'unico diritto di proprietà intellettuale che viene riconosciuto. Ci sono poi altri diritti all'equa remunerazione di carattere economico, ma non di proprietà intellettuale. Viene riconosciuto agli editori di giornali stabiliti nell'Unione Europea. Verso che cosa? Verso tutti? No, verso quei soggetti, quei prestatori di servizi della società dell'informazione che facciano uso della pubblicazione di questi editori di giornali. Il diritto, che ha una natura appunto di diritto connesso, ha la durata di 2 anni dalla pubblicazione del contenuto stesso e non si applica per alcune ipotesi. Non si applica nel caso in cui l'utilizzo sia unicamente privato, non commerciale da parte dei singoli utilizzatori, il che incidentalmente nel leggere questa norma ho pensato che deve esserci bastato qualche momento di non chiarezza di chi sta scrivendo, perché il prestatore di servizi della società dell'informazione necessariamente non è un privato, quindi c'è un'apparente discrasia. Vi si dice che è un diritto connesso che può essere azionato solo verso determinati soggetti economici, che non si applica verso i privati. Sì, era abbastanza intuitivo, però su questo condivido quello che ci siamo detti prima dell'inizio dei lavori, cioè che il testo di questa direttiva non brilla per chiarezza al suo interno. Non si applica per la riproduzione di meri collegamenti ipertestuali, e forse qualcuno di voi sa che il tema del link permesso o non permesso, a quali condizioni, è stato anche oggetto di numerose decisioni anche della nostra Corte di Giustizia. Non si applica inoltre per gli estratti molto brevi, e qui possiamo leggere i nomi e i cognomi dei soggetti che hanno introdotto questa eccezione all'applicazione del diritto. È previsto inoltre, ecco, che questo diritto, laddove applicato, comportasse, come normalmente dovrebbe accadere a livello di mercato, anche un maggior corrispettivo verso l'editore del giornale che è, appunto, a favore del quale il diritto connesso viene riconosciuto, vi sia poi una forma di adeguata ripartizione del provento derivante con l'autore del contributo che viene riprodotto. Vedete che ci sono alcune specifiche verso i soggetti
relativamente ai soggetti verso i quali il diritto non può essere esercitato. Da questo punto di vista mi sembra che le indicazioni del nostro legislatore siano talmente condivisibili che forse erano banali. Certamente il diritto connesso non è, non può avere come oggetto elementi in pubblico dominio, è abbastanza comune nella parte della generale del nostro ordinamento in materia di proprietà intellettuale. Veniamo all'ultimo tema che in qualche modo ho detto forse dedicare qualche attimo può essere almeno utile alla successiva discussione, ed è appunto quello della questo nuovo questi nuovi obblighi, queste nuove, questo ridisegnare l'ambito della responsabilità o non responsabilità di alcuni specifici internet service provider. Quindi non stiamo parlando di tutti, tant'è che la normativa, la 31 del 2000 per la direttiva europea, il decreto legislativo 70-2003 per noi rimane intatta. All'interno dell'ambito della società dei servizi dei fornitori di servizi della società dell'informazione si individua un sottoinsieme. Un sottoinsieme che è quello che sostanzialmente sta attualmente giocando un ruolo molto importante nella comunicazione. In questo caso a questi soggetti viene detta verso i soggetti che a scopo di lucro memorizzino e diano accesso al pubblico a grandi quantità di opere caricate dai loro utenti, viene detto che essi, nel momento stesso in cui compiono questa attività, stanno effettuando atti di comunicazione al pubblico. E questo significa sostanzialmente, se la norma si riferisse a questo punto, individuare in capo a questi soggetti degli obblighi ben specifici, cioè l'essere autorizzati per tali atti, perché se sono loro che direttamente compiono la comunicazione al pubblico, sono essi che si devono premunire delle autorizzazioni richieste, secondo le regole generali. In realtà, data questo principio iniziale, la norma poi va a introdurre determinati dettagli che sono altrettanto importanti. Ci dice in primo luogo che questi soggetti laddove compiono questa attività si devono, la regola generale quindi, si devono premunire di una autorizzazione. Quindi la regola sarebbe la prima ipotesi di applicazione che il nostro fornitore del servizio si vada a richiedere un'autorizzazione. Tale autorizzazione avrebbe validità appunto anche per gli atti di comunicazione al pubblico che tecnicamente stanno facendo più gli utenti, che lui stesso che mette a disposizione la tecnologia, la piattaforma, ma che vede poi un ruolo importante anche degli utenti. E si ammette tuttavia che questo soggetto possa agire anche senza questa autorizzazione e in tal caso vengono individuati degli obblighi specifici affinché non assumano responsabilità propria per gli eventuali atti illeciti compiuti attraverso la condivisione. Innanzitutto vedete che c'è un obbligo di provare di aver fatto un massimo sforzo per ottenere un'autorizzazione. Deve essere adottato un elevato standard di diligenza per assicurare la non violazione. Devono rimuovere questi soggetti i contenuti su segnalazione sufficientemente motivata del titolare del diritto e devono impedire il successivo caricamento. Nella slide vedete che ci sono alcuni di questi obblighi che vengono derogati, laddove sostanzialmente si tratti di un fornitore di un servizio che svolge l'attività da poco, e oppure che vi sia anche un fatturato inferiore a una certa quota, 10 milioni di euro, salvo che non vi sia un ingente numero di pubblico, 5 milioni di utenti, visitatori unici mensili. Salvo tutte queste precisazioni, che ancora una volta non so quanto possano essere utili a livello di applicazione e poi di attuazione a livello nazionale, perché c'è sempre questo doppio passaggio tra un po' a livello di normativa italiana che forse complica ulteriormente le cose, ma al di là di questo volevo segnalare gli elementi di maggiore
interesse come novità normativa. La prima novità normativa è sicuramente quella relativa all'impedimento del successivo caricamento. Questo è un elemento che la giurisprudenza europea era già arrivata, ma a livello di giurisprudenza, non a livello di norma espressa. Quindi sicuramente la circostanza non solo di dover rimuovere il contenuto illecito su segnalazione, ma anche di dover attivarsi per impedirne il nuovo caricamento, è un elemento di novità rilevante. Lo secondo elemento di novità relativa però a questo punto, perché qui la giurisprudenza ci è arrivata e anche in modo più continuo, più univoco, è relativo al fatto che questa segnalazione non debba essere necessariamente una segnalazione delle autorità competenti, come tecnicamente dice il nostro decreto legislativo 70 in materia di responsabilità degli ISP, ma possa essere anche una informazione, una segnalazione dal titolare dei diritti. Il meccanismo che viene posto in essere è molto simile a quello di derivazione, se vogliamo, statunitense relativa agli obblighi di rimozione, che anche là però non fanno spesso riferimento all'impedimento successivo caricamento. Sono escluse da questi obblighi determinati soggetti che vedete nella parte bassa della slide: sono escluse le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, che quindi non siano anche servizi di memorizzazione ma fondamentalmente di comunicazione, mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa, servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale. Quindi anche qui vi è stata nel corso del 2016, diciamo, ad arrivare all'attuale testo, sicuramente un forte intervento di ridefinizione dell'area di attinenza della norma. Per concludere quindi, e poi lasciare proprio anche Lorenzo in particolare sull'ultimo tema, che ho introdotto anche una serie di annotazioni al successivo relatore. Alcuni percorsi su cui siamo e alcune domande che ci dobbiamo porre. Innanzitutto parliamo di una direttiva, quindi il nostro legislatore sarà chiamato ad attuarla a livello italiano, così come per tutti gli altri stati membri, perché non è un regolamento, è appunto una direttiva. Il tempo che ci è concesso per farlo è di 24 mesi da quando sarà pubblicata questa direttiva. L'impatto sicuramente che ci sarà sulla legge autore, necessariamente le eccezioni, così come il nuovo diritto connesso dell'editore, là dovranno trovare collocazione per obiettiva affinità di tema. Ci sarà un impatto probabilmente non necessariamente normativo come inserimento all'interno del decreto legislativo 70, ma sicuramente per materia un impatto su quello che è il frame generale delle responsabilità degli ISP per come oggi noi la conosciamo. Se questo è il percorso, che infatti non a caso sta nella prima parte della freccia, il verso dove, le domande che ci si devono necessariamente porre sono molte, e in particolare sicuramente date da un lato dall'ampiezza della discrezionalità attuativa. È un intervento che voleva armonizzare, ma che ha evidentemente nel corso del tempo dovuto tener conto della circostanza che l'armonizzazione non si riusciva ad ottenere in modo pieno attraverso degli obblighi imperativi. Quindi molte facoltà sono in gli stati membri, hanno facoltà di fare, e quindi occorrerà vedere che cosa fa ciascuno di questi stati membri, e vicino a questa discrezionalità prima del nostro legislatore, ovviamente anche una discrezionalità ampia dal punto di vista dell'applicazione del giudice che dovrà poi applicare queste nuove norme, e che sicuramente amplierà, diciamo così, la distanza tra tutti gli stati membri. Questo di massima lo scenario quindi che ci si può immaginare. Io non aggiungo altri elementi per lasciare spazio poi eventualmente anche